Sono con l'avvocato Rossella Angiolini che ha perorato assieme a me questa causa che abbiamo intentato contro le sagre che rovinano il commercio, le sagre che approfittano, le associazioni no profit che poi proprio non sono proprio no profit Profit. e le fiamme gialle, grazie alle nostre segnalazioni, si sono mosse e hanno Io cominciato. non so se le fiamme Tanto non ci gialle, costa non una ci costa sega. niente, sì, si può anche dire che si sono mosse grazie alle nostre segnalazioni, però finalmente, come noi ne abbiamo già parlato in altre Certo. occasioni, finalmente c'è un controllo su queste sagre e anche su queste, diciamo, sagre che hanno un fine di carattere sociale, quindi non di profitto, ma che in realtà il profitto c'è. E ora non è, io vorrei chiarire una cosa, non è che io e Leonardo ce l'abbiamo con le sagre o con gli Io sì. organizzatori delle sagre, però noi vorremmo, secondo la nostra Sì. idea, penso di poter parlare al plurale, che queste sagre debbano pagare le stesse tasse, debbano avere gli stessi oneri che hanno i ristoratori, i pizzaioli, perché sono sullo stesso piano. In effetti è inutile dire la sagra della rana quando ti danno le tagliatelle col sugo e l'osso, poi c'è anche le rane, cioè se è la sagra della rana si mangia solo la Ma poi rana. se in quel posto c'è la rana, Appunto, perché perché tante volte non ci sono neanche. in Casentino c'è la sagra della cozza. Ora, Ora, te mi io, devi dire in quando ha Casentino la mai fatto le cozza? Io cozze, capisco a Viareggio, capisco in un luogo di mare, ma che non è in una sagra del Casentino. cazzo, che fa anche rima la sagra della cozza. No, te pensa che addirittura io, quando mi sposai la prima volta, Sì, perché lui è recidivo, lui si è sono sposato 2 o 3 dovuto volte. ricorrere alla sagra rota, che dove cucinavano i copertoni per No, per chi ci annullare. ascolta, la Sagra Rota non è dove cucinavano i cuori, è una cosa seria Che a cui si annullò il mio accede matrimonio. per annullare il matrimonio. Allora, pensa che una di questi locali, di questi circoli culturali senza scopo di lucro, Sì. aveva il poker online ed era No, privo ma del per... placet dei monopoli di Stato. Quindi, anche. voglio dire, e praticamente sfruttano i benefici Sì, fiscali per è proprio promuovere così. Sì, eventi eventi che e con... abbassare il Sì, costo dei pasti, dei pasti, però non ci ecco. pagano una lira di tasse. L'IVA è Appunto. forfettaria. Questa è veramente concorrenza sleale, Sleale. perché insomma, devono essere tutti sullo stesso Sullo piano. stesso piano. Sagra o ristoranti o pizzaioli devono pagare tutti quanti Tutti. le stesse tasse e devono avere, se ce La stessa l'hanno, tosse. bravo, anche.